Buongiorno a tutti, io sono Paolo e assieme al mio collaboratore Stefano gestiamo insieme l'impianto sportivo Bike Off Road di Castelfranco Veneto in zona Eurobike al Lago. È un impianto che ormai esiste da 20 anni, si tratta di una pista permanente per la pratica della mountain bike con impronta prevalentemente cross country. Da noi sono insomma ben accette anche le bici a ciclocross e anche le gravel. Oggi in particolare 19 giugno stiamo ospitando un evento importante per Trek. Si tratta di un test bike dei loro modelli di punta sia nel settore cross country che nel settore elettrico. Assieme a Stefano, dicevo, gestiamo questo impianto e nel corso dell'anno cerchiamo di creare cultura sportiva offrendo la possibilità a molti di avvicinarsi sia con dei corsi pratici che con dei corsi teorici di meccanica, ad esempio. Corsi di tecnica di guida base avanzato, tecnica di discesa dedicati ai più giovani e anche a biker esperti che hanno necessità di affinare la tecnica e la manutenzione meccanica della mountain bike per la gestione degli imprevisti e un po' di manutenzione preventiva, le lezioni di pump track ai quali accedono molti giovani perché è una specialità che sta diventando sempre più gradita, specie ai giovani, si pratica con le BMX o con le dirt bike. Cerchiamo, come si diceva prima, di diffondere una cultura sportiva legata a questo mondo della MTB. Progredire un po' alla volta, magari prima magari farsi fare anche dei corsi dove ti insegnano la tecnica base, che è molto importante, perché un conto che la acquisisci da ragazzino e poi te la porti sempre con te, un conto è iniziare da adulto che si ha molta più difficoltà. Mountain bike richiede molta tecnica e è per questo che bisogna, ecco, essere, insomma, stare attenti all'inizio di praticare magari qualche corso prima di partire. Dopo è una gran bici, dopo ci si diverte tantissimo, si arriva in posti dove non arrivano le macchine, sei a contatto con la natura, è avventura, insomma, è anche per tutte le ragazze, direi che è un toccasana per tutto, insomma.